Giuliano Meccozzi, tutto è andato nel migliore dei modi. 1-11 il termine, 88-85 il tiro da tre punti di Nando Gentile, ed è il canestro che ci può dare la finale, la finalissima. Per dopo tanti anni l'Italia torna a giocare per la medaglia d'oro. Dal Nando 83, 91-85, 54 secondi, sbaglia il tiro la Spagna, recupera San Epifanio, lotta durissimo, ancora molto bene la Spagna, va a segno con Andreu, 43 secondi, 91-87, 4 punti, c'è tempo per soprattutto controllare la palla in questa circostanza. Strano che la Spagna non abbia ancora fatto fallo. Eccolo il fallo, cercato ma non rilevato dagli arbitri, quello di Giuffresa su Ario Costa, dovrebbe esserci il fallo sistematico, evidentemente la Spagna non ce la fa. Ora su Gentile il fallo di Villacampa, quando mancano 20 secondi al termine. 91, Italia 87, Spagna 4 punti di margine, avremo i tiri liberi ma poi la Spagna sarà nuovamente in possesso di palla. Sarà un finale di 20 secondi teorici che probabilmente durerà qualche minuto ancora a tutto beneficio delle nostre coronarie. Cosa si potranno dire adesso in panchina? Beh, adesso cercheranno di prevedere cosa vuol fare la Spagna. Io credo che adesso Gamba stia dicendo di non fare fallo, perché naturalmente il fallo ferma il tempo, ma costringere la Spagna a arrivare a un tiro che sarà probabilmente, anzi senz'altro, da tre punti nel più lungo tempo possibile. E dopo cercherà di mettere a posto la rimessa contro il probabile, quasi sicuro, pressing della Spagna. Dopo l'eventuale canestro segnato da loro, e questo naturalmente sempre per guadagnare secondi. Alla fine ne mancano 20, ogni secondo guadagnato può essere quello decisivo. Sì, Brunamonti sta dicendo sia Magnifico che a Costa di non abbassare le mani ma di stare davanti a disturbare il tiro degli avversari. È un fatto che la Spagna comunque deve andare al tiro presto, non può certo consentirsi di giocare la palla 20 secondi, perché un canestro anche da tre non basta alla Spagna per andare a vincere. Ci sono 4 punti di margine per l'Italia, 91-87 per la Spagna. In realtà la situazione è pressoché disperata. Nando Gentile in lunetta. Assegno il primo tiro libero di Nando Gentile, freddezza in un momento che per lui è sicuramente uno dei momenti più importanti di tutta la carriera da giocatore, dopo questo difficile rapporto con la maglia azzurra. Due tiri liberi che possono significare la finale per Nando Gentile, che ha già vinto quest'anno lo scudetto. 15 secondi al termine, palla che stava quasi per essere rubata, il tiro di Giuffresa da tre punti va a segno ma mancano 8 secondi, 93-90, basta tenerla questa palla, se la mette quasi sotto la maglia. Ario Costa comunque subisce il fallo, 3 secondi al termine, 93-90, Ario Costa in lunetta a questo punto. Basta Ario uno. Costa, sì, basta deve uno, segnare. Ario. Deve segnare un tiro uno, libero. Il primo, perché sennò non c'è il secondo. Certo, deve segnare Ario Costa un tiro libero e la vittoria è certa, altrimenti la Spagna avrà 3 secondi che sono sicuramente un soffio per andare a cercare un tiro pressoché impossibile, ma non impossibile, pressoché impossibile. Abbiamo visto cose incredibili in finale di partita di basket. Dunque siamo tutti qui a tifare per Ario Costa perché metta a segno questo tiro libero che ci farebbe dire è vinta, è finale. Aspettiamo un attimo, oh, è fuori invece Antonio Martin per San Epifanio, proprio l'uomo più difficile. Suona la sirena ed è vittoria, vittoria, l'Italia è in finale, l'Italia è in finale. Domani giocherà contro la Jugoslavia per la medaglia d'oro, ancora una pagina storica per la pallacanestro italiana. Aspettavamo questo momento da 8 anni, dalle giornate magiche di Nantes, quando l'Italia vinse la medaglia d'oro battendo la Spagna al termine di una serie stupenda. Italia batte Spagna 93-90 e finale. Sì, è in finale. Nando Gentile, grande protagonista oggi. No, grande protagonista tutta la squadra, adesso meraviglioso pubblico. Speriamo che domani ci dà ancora una mano in più per riuscire in questa impresa grandissima. Allora, dopo la vittoria dello scudetto, per Nando Gentile veramente una stagione da incorniciare. Questo pubblico che sta cantando per l'Italia canta anche per Gentile, oltre che per tutta la squadra. Gentile è stato formidabile. Intanto ce lo chiamano per il saluto a tutto il pubblico e cerchiamo di andarlo a pescare nuovamente. Allora, Gentile, dicevamo,
A questo punto manca il Sugello domani, una partita che vi vede non favoriti, quindi questo forse può essere un punto a vostro favore. Sì, speriamo che domani questi qui si illudano che è una partita facile. Noi giocheremo al 300%, questo 15.000 persone, speriamo di riuscire a fare questa impresa perché ce le meritiamo, perché stiamo facendo un grandissimo lavoro. Tecnicamente che cosa temete della Jugoslavia? Una formazione pressoché perfetta. Ma sicuramente, come hai detto tu, è una formazione perfetta, sai, bisogna lottare dall'inizio alla fine, bisogna tenere duro per 40 minuti. Bene, ringraziamo Nando Gentile, lo lasciamo andare negli spogliatoi, c'è anche Roberto Brunamonti. Allora, qualcuno aveva detto che la convocazione di Brunamonti poteva essere quasi affettiva. Brunamonti ha risposto sul campo e ha dimostrato di essere ancora un numero uno. Sì, ma adesso non importa, sai, queste cose non mi interessano, o perlomeno sono contento per chi ha avuto fiducia in me. Adesso l'importante è fare questa finale, ancora il campionato non è finito. La conferma dello spirito di gruppo anche da Brunamonti. Sì, sì, certo, sì. Scorrono le immagini, mentre, sì, della sintesi. Scorrono le immagini della sintesi. E sulle immagini della sintesi, che naturalmente in campo non possiamo vedere, Sandro Gamba visibilmente soddisfatto. Beh, ho vinto una partita difficile, che era la partita chiave degli europei, perché loro non avevano niente da perdere, dovevamo perdere tutto noi, e il primo tempo eravamo abbastanza troppo soffici in difesa, troppo permissivi, non c'è stata pressione, e contro la Spagna loro facevano festa, hanno fatto 51 punti, troppi per la nostra difesa. Domani dovrà giocare molto meglio, più concentrati, molta pressione, un po' più velenosi. Ecco, entriamo nel clima di questa finale così attesa. Dall'83 da Nantes, dove avevamo proprio battuto la Spagna in quel caso, ora troviamo la Jugoslavia campione del mondo, Gamba. Sì, avversari sempre duri, con la Jugoslavia abbiamo giocato sempre bene, questo non vuol dire che si può vincere facile, però sicuramente li faremo soffrire. Prima regola, io voglio vincere, non vado in campo per farli soffrire e basta. Avete studiato anche qualche cosa di nuovo per opporvi alla Jugoslavia, che avete affrontato nell'ultimo mese diverse volte in amichevole? Sì, abbiamo fatto qualcosa di nuovo, qualcosa che era già nel nostro programma tecnico, che facciamo un po' più spesso del solito, e domani si vedrà. Ed ora al pubblico italiano che domani non ci sarà, sì. Stoke. Ecco, non ci sarà Zovk, che ha aderito all'invito del ministro dello sport sloveno, ma questo quanto può influire? Loro hanno così tanti campioni che non credo che sentano la mancanza di un esterno. Loro sentano la mancanza di Divac più che altro, che hanno fatto ritornare dagli Stati Uniti con l'aereo più rapido che c'era. Sugli esterni loro sono ben forniti, ali e guardie, ali piccole, non hanno grandi problemi. E al pubblico italiano che ha seguito ancora una volta questa partita appassionante, che cosa vuole dire Gamba a 24 ore, anche meno, dall'ultimo atto dell'Europeo? Pubblico italiano, pubblico di Roma, pubblico televisivo, ci ha incoraggiato, è stato numerosissimo, ci ha dato molto, e domani cerchiamo di contraccambiare con un grande regalo. Faremo di tutto. Grazie Gamba, con questa affermazione che è anche una promessa del CT azzurro. Penso che stiano ancora scorrendo le immagini, Gianni. Sì, penso che dobbiamo avviarci praticamente alla conclusione. Vogliamo sentire ancora una battuta da Casalini. Questa notizia che ci ha dato Sandro Gamba, fra l'altro, è assolutamente nuova. Vlade Divac a quanto pare raggiunge la famiglia a Los Angeles. La Jugoslavia domani dunque giocherebbe senza Stouk e Divac, due uomini di quintetto base, dunque una Jugoslavia più debole. Una battuta proprio. Come ha detto Gamba, la mancanza di Divac, se già ci speravamo, adesso vediamo che il sogno potrebbe avverarsi. Per chi ha seguito la nazionale fin dall'inizio, e c'è soltanto da aspettare queste 24 ore per poi sperare nel magnifica realizzazione. Ringraziamo Franco Casalini, e dunque a tutti i telespettatori l'appuntamento con Ciuff su questa rete alle 24.10 circa. E da Franco Lauro e Gianni De Cleva, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.